Torna Luigi. L'ordine dorico, voi ricorderete gli elementi dell'architettura. Il capitello dorico si riconosce dal fatto che è costituito da un coro. Il coro sarebbe la sezione di un quarto di cerchio. Immaginate un quarto di cerchio che gira attorno e costituisce il capitello, quello è il capitello dorico. Sicuramente c'era un tempio in quel punto, cercavano di avere dei punti di riferimento quando arrivavano, però cercavano di sbarcare i mari con le danze. Che riconoscevano le località, qui abbiamo il Fonero, che è un elemento importante, si vede da molto lontano, e un'altra chiesa incrociando per cui la pianta che noi vediamo è la chiesa pianta croce greca, cioè è un incrocio di tre navate in un lato, tre navate. Capo, ok, una navata è arrivata. Vista? Deludente. E allora dite qualcos'altro? Milano, cosa c'è a Milano? Cosa c'è a Milano?